Siamo in via da Serravalle perché forse quest'oggi verrà svelato uno dei misteri che più ha affascinato il fine estate fanese, ovvero sia la presenza più o meno documentata di una mummia qui nella chiesa di Santa Maria Nuova, adiacente tra l'altro al cantiere che si tiene in queste settimane per la realizzazione di un nuovo complesso edilizio. L'intercapedine che contiene, dovrebbe contenere i resti del padre sono alle mie spalle, fra un po' entreremo e vedremo attraverso la video ispezione con i tecnici dell'ASET che già hanno operato vicino Porta Maggiore che cosa c'è in questa intercapedine. Oggi insieme alla sovrintendenza con una video ispezione andremo a vedere se davvero c'è, si è conservata ed è stata lì posta questa mummia, e quindi per mezzo della video ispezione andremo a controllare. No, facciamo pulire lì. Presenti oltre alle autorità civili e comunali e della sovrintendenza anche i vertici dei frati provinciali, presente anche padre Ferdinando Campana che vedete alle mie spalle, che ha assistito proprio al momento in cui è stato rotto il diaframma, e adesso sentiremo dalle sue parole quali sono le considerazioni alla luce di questa scoperta. Lo spessore del muro della chiesa. Adesso vedremo perché, anzi forse è stata l'occasione provvidenziale per rispolverare la memoria di uno che altrimenti sarebbe rimasto nella dimenticanza. Ecco. Questo beato è beato secondo la tradizione francescana, non è beato della chiesa, è un frate che è morto. Perché concetto di santità, però non è stato mai fatto un processo, quindi una persona illustre dell'ordine francescano che era stato tenuto in chiesa. Quella che vedete alle mie spalle è la parete che ci divide da quel diaframma che è stato abbattuto, di cui avete visto prima le immagini, dove si trovava appunto in posizione orizzontale la cassa di zinco chiusa, dove si presume ci siano i resti del frate. In questo momento sono da poco passate le 17, i tecnici del comune, l'assessore, sovrintendenza e l'ispettrice delle belle arti insieme ad alcuni padri sono in sagrestia perché si sta decidendo su come procedere. Per il momento la cassa rimane qui, l'apertura con tutte le dovute precauzioni probabilmente verrà effettuata nella giornata di domani. Decideranno dove è difficile.